sulle subite emozioni, che non è acceso. Ci sono delle alcune copie di quei libri che ho fatto per Don Angelo, uno pochissimo tempo dopo la sua morte, e ad opera di Paolo, che ha per me, che utilizzando il diario di Don Angelo, ha fatto una cosa molto bella per cui proprio appare la sua, le sue caratteristiche, e poi un altro libro che ho fatto più avanti, dove in occasione del centenario della nascita, dove si parla invece un po' della sua comunità. Sono lì sul sul termosifone quando volete. Buonasera a tutti, grazie di essere presenti a questa serata che è stata organizzata dall'unità pastorale di San Pellegrino nell'ambito delle iniziative della Sagra della comunità, e questa sera il tema che andiamo a discutere riguarda appunto un'iniziativa che parte da un momento storico ben preciso, e cioè il tema adesso è i cristiani di fronte a scelte difficili. Ora, l'iniziativa di questa sera infatti è l'occasione per ritornare su un passaggio storico della storia nazionale dalle forti implicazioni anche di tipo etico e morale. Infatti la Seconda Guerra Mondiale, e in particolare l'esperienza della guerra civile tra il 1943 e il 1945, sappiamo che entrò nel vivo di tutta la società italiana, ma anche delle singole comunità locali e delle coscienze anche individuali, imponendo spesso anche scelte drammatiche di cambio. Dopo l'8 settembre del 1943, infatti, con la resa dell'Italia, lo sfaldamento dello Stato e poi l'occupazione tedesca, gli italiani furono chiamati a scelte dolorose e difficili e prendere posizione, se aderire alla Repubblica Sociale Fascista o se invece opporsi ad entrare nelle formazioni partigiane. In una situazione quindi istituzionalmente che si potrebbe definire di tipo caotico, anche molti giovani esponenti del mondo cattolico entrarono nella resistenza, tra cui anche diversi sacerdoti. Noi oggi disponiamo di una ricca storiografia su queste tematiche, sul tema della resistenza, che, semplificando, possiamo dire che ha evidenziato come nel suo complesso la scelta resistenziale fu l'esito di molteplici motivazioni, percorsi esistenziali, di tipo anche ideologico, etico-morale, spesso frutto magari anche della casualità. Sul versante cattolico, la scelta della resistenza non fu solo l'approdo di piccoli gruppi di formazione cattolico-democratica che avevano in qualche misura già maturato l'antifascismo, talora nell'esilio interiore, riservato prima del crollo del regime fascista del 1943. Ma fu anche la scelta dolorosa di tanti laici e religiosi che all'indomani dell'8 settembre, spesso dopo un travaglio etico-morale, maturarono scelte impegnative. Non si può in questa occasione ricordare lo storico Claudio Pavone, che nel suo celebre libro intitolato Una guerra civile, saggio storico sulla moralità nella resistenza, che risale ormai al 1991, così riassume alcune delle problematiche etico-morali della resistenza cattolica. Dice infatti Pavone: in effetti la guerra civile dopo il 1943 creò una situazione particolarmente difficile. Essa rendeva drammatico quello che per la maggior parte dei cattolici italiani non aveva mai costituito un serio problema di coscienza: l'essere cioè insieme cattolici e fascisti. Svelava poi a un livello ancora più alto
il conflitto fra il rispetto del quinto comandamento e l'uccidere in guerra, ora che bisognava uccidere altri italiani. E poi prosegue lo stesso Pavone. Mentre nelle guerre normali ognuno, quando torna a casa, può essere assolto per aver compiuto il proprio dovere, la guerra civile apriva un campo problematico che non era facile per le autorità ecclesiastiche occupare con direttive chiare e univoche. Quindi, anche da questo passaggio si evince che la scelta resistenziale in una situazione di crisi delle legittimazioni più tradizionali non poteva non essere sorretta da motivazioni profonde che per un cattolico spesso aveva affondato la propria radice proprio nella sua stessa convinzione religiosa. Ecco quindi che il mondo cattolico e la Chiesa nelle sue varie articolazioni dovettero misurarsi tra il 43 e il 45 con drammatici, con i più drammatici problemi dei rapporti tra legalità, politica e morale. E veniamo alla nostra vicenda. Da questo punto di vista l'esperienza della comunità di San Pellegrino è particolarmente ricca di spunti di riflessione e di significato. Infatti la canonica di San Pellegrino durante la guerra fu un luogo importante all'interno della storia della resistenza reggiana e un punto di riferimento per tanti protagonisti della guerra di liberazione. Ripercorrendo quindi questa sera il percorso di alcuni dei protagonisti che frequentarono questi luoghi della canonica di San Pellegrino, abbiamo così la possibilità di riscoprire quegli itinerari che portarono a una scelta di campo difficile e dolorosa in una fase storica drammatica della storia nazionale, per poi riflettere sul significato e sull'eredità di questa esperienza giornalistica. Questa sera abbiamo qui presenti alcuni ospiti, quindi, che ci aiuteranno a rivisitare la storia, in particolare di due figure che hanno intrecciato la loro storia e il loro percorso biografico, sia pure con ruoli e compiti insomma, diversi, con la propria parrocchia di San Pellegrino, ovvero Don Angelo Cotroncelli e Don Pasquino Bombi. E quindi ai nostri due ospiti, il professor Giovanelli e Paolo Burani, chiederemo di soffermarsi sui vissuti, sui percorsi che portavano alle scelte di campo di questi due sacerdoti. Per poi lasciare la parola all'onorevole Castagnetti, che ci potrà fornire le sue riflessioni sul significato di questa esperienza ai giorni nostri. Quindi io partirei con il trattare la figura di appunto Don Angelo Cotroncelli, che gran parte di voi ha conosciuto, un parroco di San Pellegrino per 55 anni, figura della Chiesa reggiana del Novecento dalla forte personalità, che svolse un ruolo importante anche durante la resistenza reggiana. E a parlarci di Don Angelo abbiamo questa sera Paolo Burani, che non è semplicemente il pronipote di Don Cotroncelli, ma è anche un appassionato biografo, un grande conoscitore del suo percorso culturale, spirituale e pastorale. Infatti è autore del volume che è stato ricordato prima, appunto del 2001, intitolato Don Angelo Cotroncelli, parroco di San Pellegrino, pagine di fede e libertà, e poi dell'opera più recente del 2012. E quindi chiederei a Paolo Burani di illustrarci la figura di Don Angelo, soffermandosi sul percorso culturale e spirituale che portarono poi Don Angelo a impegnarsi a favore della resistenza e della guerra di liberazione, e più in generale anche di quello che fu il contesto, appunto, del ruolo appunto di San Pellegrino durante l'esperienza della guerra di liberazione. Buonasera a tutti. E questa sera però volevo partire da una riflessione che sottopongo alla comunità di San Pellegrino, e parto da una definizione di luogo della memoria. Tra le tante che si possono trovare in giro, mi sono soffermato su questa, perché poi vedrete, diciamo, nel ragionamento che volevo fare, credo ci sia una sua logica. Un luogo della memoria è uno spazio che si contraddistingue per essere costituito da elementi materiali o puramente simbolici
dove un gruppo, una comunità o un'intera società riconosce se stessa e la propria storia, consolidando in questo modo la propria memoria collettiva. Luogo della memoria può essere dunque un museo, un archivio, un monumento, un anniversario, certi territori o località segnati da eventi storici significativi. Ecco, quindi c'è una prima parte che non tratterò, quello è uno spazio dove un gruppo, una comunità o un'intera società riconosce se stessa e la propria storia. Ma mi collegavo alla seconda parte quando dice luogo della memoria può essere un territorio, una località segnata da eventi storici significativi. Ecco, io credo che gli eventi storici significativi qui sono stati realizzati, vissuti da persone, uomini e donne, che lì hanno agito. E questi uomini e donne nel nostro caso erano Don Angelo Bocconcelli, parroco di San Pellegrino, i giovani cattolici di questa zona, altri protagonisti della resistenza e dell'antifascismo reggiano che qui hanno intrecciato le loro vite con chi viveva a San Pellegrino. Questi luoghi della memoria ruotano senza dubbio attorno alla personalità di Don Angelo. Ma se si può certamente affermare che il ruolo e le caratteristiche personali di Don Angelo sono da considerarsi un aspetto originale e in un certo senso unico nel confronto che si fa rispetto ai suoi confratelli, per la sua biografia, al mondo cattolico reggiano e alla stessa resistenza reggiana in generale, credo si debba dire altrettanto della comunità parrocchiale di San Pellegrino. Ecco così che nel parlare di Don Angelo, il filo rosso che ci guiderà lungo le tappe cruciali di quegli anni, parleremo anche della sua parrocchia e di quelle persone, uomini e donne, che furono al suo fianco nella resistenza. Io non mi soffermo sulla prima parte della vita di Don Angelo prima che arrivasse qui a San Pellegrino, anche perché secondo me molti di voi anche un po' la conoscono e altre volte l'abbiamo citata e poi citata in molti libri. E partivo dal intanto Don Angelo arrivò qui il 26 ottobre del 41 e fece il suo ingresso in parrocchia, come aveva ricordato, ho visto nel sito della parrocchia Don, il 75esimo anniversario del suo ingresso in questi giorni. Allora la parrocchia di San Pellegrino era molto vasta territorialmente, pensate che andava dalle Due Maestà alla Roncina e dalla Baragalla a Porta Castello. A quel tempo contava circa 6.000 anime, era molto estesa territorialmente ma non certo come persone, non era così numeroso. In essa coesistevano i problemi della città, delle periferie urbane, delle borgate di sottoproletariato urbano, le ville della borghesia cittadina e poi la campagna con i contadini, i mezzadri, i proprietari terrieri. Prendo qui un'analisi che ha fatto Zambonelli in un libro che ha scritto parecchi anni fa, Contadini antifascisti nel Forese di Reggio Emilia, perché parla a un certo punto di San Pellegrino e dice: nel panorama della cintura rossa costituita dalle ville del Forese reggiane, che videro un'alta partecipazione contadina alla resistenza, emergono fenomeni nuovi costituiti dalla presenza cattolica. Citiamo le canoniche di Villa Cella e San Pellegrino. Nelle frazioni di Reggio il movimento cattolico catalizzava soprattutto gruppi di giovani intellettuali o comunque studenti. La maggior parte dei contadini era mobilitata dal PC. Era la conseguenza di una consolidata tradizione che aveva visto il particolare intreccio tra operai, abitanti nelle campagne del comune e in gran parte di origine contadina e ceto medio agricolo. Era il caso di San Pellegrino, in cui però le componenti della società, borghesi, operai, contadini, si equivalevano, costituendo un'insolita realtà. Inoltre la posizione strategica di immediata periferia cittadina assommava le caratteristiche positive della città, essere al centro della rete di informazione, vicino ai luoghi del potere, e della campagna, sicurezza, rifugio, maggiore libertà. Poi era sulla strada verso la montagna, altro fulcro della resistenza. Questi elementi facevano di San Pellegrino un luogo ideale per sviluppare l'attività resistenziale. Ma i luoghi, come dicevamo all'inizio, sono abitati, vissuti da persone. Qui si svolgono vicende, esperienze che diventano storie. E questo luogo, la chiesa, la canonica, la parrocchia di San Pellegrino,
si trova catapultato nella drammatica storia del nostro paese, della nostra provincia, degli anni della dittatura e della guerra. E diventa un luogo della nostra storia contemporanea, grazie ad alcuni uomini e ad alcune donne. Primo fra tutti, certamente, il parroco Don Angelo. Nei primi tempi del suo ministero fu forte la pastorale rivolta ai giovani, attraverso la riorganizzazione dell'azione cattolica. Veniva da un'analoga esperienza nella sua parrocchia di nascita, San Terenziano a Cavriago, e dalla frequentazione per anni dell'oratorio di San Rocco in città. Lascio parlare ora Don Angelo, che descrive l'inizio della sua attività antifascista. Lo faccio per un motivo, prima di tutto. Intanto perché credo che sia una testimonianza molto bella e significativa, più di quello che potrei dire io, e come seconda cosa, così sono sicuro di non sbagliare, perché io ogni volta che vengo a San Pellegrino io mi vedo Don Angelo davanti, che sicuramente alla fine mi dirà che qualcosa l'ho sbagliato. Allora, per essere tranquillo, faccio parlare lui. Chi l'ha conosciuto credo che capisca bene anche un po' le mie difficoltà. Disse in questa intervista che fece nel 69: ero parroco di San Pellegrino da soli 2 anni, ma già un po' noto per il mio antifascismo ereditato dal mio paese natio, Cavriano, poi maturato sotto l'insegnamento di un altro mio concittadino, Monsignor Pietro Tesauri, che fu mio insegnante nel seminario. La visione della Germania nazista, dove ero stato inviato come cappellano degli operai nell'anno 1939, e di dove sono stato espulso nel maggio del 1941 sotto l'accusa di compiere del disfattismo tra gli operai, mi aveva profondamente persuaso che uno spirito libero e dignitoso doveva assolutamente combattere un'ideologia che portava agli eccessi di crudeltà quali ho visto praticati verso gli ebrei e i prigionieri polacchi della Svezia. La violenza, l'intimidazione, il fanatismo, gli errori e gli orrori del nazismo mi avevano fatto esclamare un giorno che era meglio per l'Italia perdere la guerra piuttosto che vincerla con la Germania. Questa frase incriminatami mi avrebbe procurato l'arresto in campo di concentramento se per mia buona sorte l'ambasciata d'Italia non avesse ottenuto il mio immediato rimpatrio. Nell'associazione giovanile di San Pellegrino ebbi modo di esplicitare queste mie convinzioni nelle lunghe riunioni serali del venerdì, formando agli ideali quei giovani avvezzi ad udire soltanto i vuoti enunciati della propaganda fascista. Da questa associazione uscirono giovani che si distinsero subito nel movimento di liberazione. Il dottor Luigi Ferrari, Pellegrini, che fu arrestato quando faceva parte del comando Piazza Partigiano, processato, condannato a morte e miracolosamente scampato. Il dottor Ettore Barchi Pezzi, vicecomandante della brigata SAP. Il geometra Ubaldo Morini e il ragionier Mario Ferrari, questi ultimi fondatori dei fogli tricolori. Si aggiungono il dottor Carlo Cocconcel, che era il fratello di Don Angelo, il dottor Domenico Pignedoli, allora studenti sedicenni, ma già preziose staffette che lavoravano con coraggio e nel continuo rischio per tutto il tempo della lotta di liberazione. Anche dall'associazione femminile uscirono ragazze decise a rischiare tutto per la causa, le due sorelle Castagnetti Dolore Senanda e la Clara Motta. Vorrei qui ricordare, oltre alle citazioni che ha fatto Don Angelo, anche Martina Fanticini, moglie di Ettore Barchi, e i familiari di Luigi Ferrari. Ritorno alle parole di Don Angelo. L'ambiente parrocchiale di San Pellegrino era già spiritualmente pronto per intervenire contro i tedeschi che nella notte dopo l'8 settembre occuparono la città e imprigionavano tutti i militari che trovavano. Si organizzò subito l'opera più urgente: persuadere i giovani militari sbandati a non presentarsi ai comandi tedeschi e ad infischiarsi dei bandi che minacciavano la pena di morte. E non era compito facile. Poi favorire la fuga di quanti erano stati rastrellati, specialmente alla stazione ferroviaria, e rinchiusi nella caserma dell'artiglieria in Piazza d'Armi. Arrivarono forse ad essere 8.000, di dove venivano continuamente caricati su vagoni piombati e inviati in Germania nei campi di concentramento. Il gioco era molto pericoloso, era incoscienza, era furore contro un nemico spietato, era specialmente la reazione disperata davanti allo spettacolo del dissolvimento generale che portava ad agire in quelle giornate di amarezza indicibile. Erano i giorni in cui molti militari, richiamati dal bando, si presentavano in canonica a chiedere consiglio. Ecco, questo che continuerò a leggere sono i ricordi, come dicevo prima, di una lunga intervista che Don Angelo
rilasciò a Ricerche Storiche nel 1969. Era la prima volta che parlava di quel periodo, quindi 24 anni dopo la fine della guerra. E credo che questo dovrebbe portarci a una riflessione anche sulla memoria dei cattolici della Resistenza. E credo che questo sia molto significativo. Ritorno alle parole di Don Angelo, che prosegue, e lo faccio soprattutto perché ricorda i nomi di tanti di San Pellegrino. Credo che questo sia la cosa importante. Intanto i più generosi si decidevano a non obbedire, a non consegnare le armi, restando nascosti in attesa di eventi. Si pensò subito a formare un piccolo gruppo locale di cui facevano parte l'allora capitano Oliva Adriano Martini, Luigi Ferrari, Ettore Barchi e il capitano Servini, che con la famiglia era sfollato a San Pellegrino. Avendo conosciuto l'avvocato Pellizzi, che il 9 settembre aveva potuto salvare la sua automobile nascondendola nella canonica, per mezzo di lui avevo un primo contatto con il movimento di liberazione che stava sorgendo. Chi mi invitò ad entrare nel comitato provinciale fu il dottor Pasquale Marconi, il quale aveva bisogno di chi lo rappresentasse in città, non potendo da Castelnuovo Monti essere sempre presente alle sedute. La canonica divenne il luogo preferito per i primi incontri, per le frequenti sedute del comitato stesso. Fra i ricordi di quei tempi è sempre vivo un colloquio con il vescovo, Monsignor Edoardo Bretoni, in cui lo misi al corrente dell'attività che io svolgevo in seno al comitato. Sapevo che il vescovo approvava l'attività del movimento, ma avrebbe voluto che non vi fossero i preti, specialmente parroci a far parte del comitato, bensì rappresentanti del laicato cattolico. Io gli dissi: non possiamo in questo momento restare fuori dal pericolo noi preti, che consigliamo i nostri giovani a rischiare. Sarebbe un atto di viltà. Domani le famiglie ci accuseranno di aver mandato allo sbaraglio i loro figli, restando noi tranquilli nella nostra impunità. No, eccellenza, bisogna che anche noi ci prendiamo la nostra parte di pericolo e di sacrificio. L'attività in parrocchia diventava sempre più intensa. Collegamento con i nostri gruppi periferici, ricordo in particolare quello di Gualtieri, passaggio di prigionieri inglesi, recapito di giovani che dovevano essere avviati in montagna, tutto sotto gli occhi della Guardia Nazionale Repubblicana. L'attività clandestina fu sospesa nell'aprile 1944, allorché l'ufficio politico aveva fatto arrestare il dottor Marconi, scoprì che la canonica di San Pellegrino era stata rifugio di 3 partigiani feriti nello scontro del 15 marzo di Cerre Soloni. In realtà le cose andarono avanti con un rischio sempre maggiore. L'aver allontanato dalla canonica la sede delle riunioni del CLL non era tutto. Era l'altro incessante movimento che non si riusciva a deviare, che poteva tutto compromettere da un momento all'altro, nella sorveglianza continua che si avvertiva intorno alla chiesa. Eppure quante persone sono passate di qui e che ora posso ricordare solo vagamente: gli organizzatori della lotta nella Bassa Reggiana, dei quali io non ricordo più il nome, le staffette che prima di salire in montagna facevano capo alla canonica, ufficiali e soldati fuggiaschi dall'esercito repubblichino che venivano indirizzati ai comandi della montagna. Passarono così i mesi di maggio e di giugno, fra ansie, speranze, paure, mentre si ingrossava sempre più il numero dei giovani che raggiungevano le formazioni partigiane in montagna e giungevano continuamente notizie di audaci e fortunati colpi di mano contro le truppe nazifasciste. Ma i primi di luglio scoppiò la grande offensiva tedesca contro lo schieramento partigiano con lo sbandamento generale. Furono giorni di grande amarezza per le notizie che giungevano dalla montagna: paesi incendiati, vittime ovunque, arrestati e deportati civili e persino i parroci. Il 28 novembre del 1944 venivano arrestati insieme ad Angelo Zanti il capitano Oliva, Luigi Ferrari, il conte Calvi, Gino Prandi, insomma tutti i migliori collaboratori di lotta e di rischio. Le conseguenze furono terribili, perché Lupi ebbe l'impressione che tutto il movimento della Resistenza facesse capo alla mia canonica, che fu ancora una volta perquisita e razziata. Furono arrestati tutti i membri della mia famiglia: mio padre, già gravemente sofferente di cuore e che morì qualche mese dopo, mia madre che provava così per la seconda volta le patrie galere, una sorella ventenne e un fratello quindicenne, rinchiuso anche lui al carcere dei Servi assieme ai miei 2 cooperatori, Don Alberici e Don Raditti.
Don Angelo aveva già iniziato in quel mese di novembre il suo peregrinare per le canoniche della prima montagna, fino al febbraio 45, quando arrivò a Quara, sede del comando delle Fiamme Verdi. Tornando qui a San Pellegrino, alla parrocchia, la rete di solidarietà creata da Don Angelo fu molto vasta, animata da un miscuglio di spirito di carità e da convinzioni antifasciste. Ricordiamo alcune delle famiglie che costituirono questa rete di supporto logistico, ma non solo, per Don Angelo e per la Resistenza. I Gandolfi, i Cigarini, i Montanari della Baragalla, i Salvarani di Bazzarola, Paterlini di Nebbiara, Catellani di Canali, Codeluppi del Buco del Signore, le famiglie cosiddette borghesi, Mattei, Bacchi, Ferrari, Bertani, Sani, i tedeschi Salmon, che erano ebrei e che furono aiutati da Don Angelo, e la famiglia Bonezzi, che ospitò Don Angelo per molti mesi. Non mi dilungo oltre sui tanti episodi che hanno visto Don Angelo e diversi dei suoi parroccani protagonisti. Come dicevo prima, altre volte è stato fatto, non mancano le pubblicazioni che con più precisione hanno descritto ciò che è successo in quegli anni e in questi luoghi. Oggi la chiesa, la canonica, la parrocchia di San Pellegrino è diventato un luogo della memoria grazie a ciò che hanno fatto e pensato uomini e donne qui, tra quelle mura, in queste strade, in questi campi. E lo hanno fatto come cattolici, ispirati dalla loro fede. Ecco, a questo punto credo che si possa focalizzare alcuni pilastri di questa esperienza dei cattolici della Resistenza. Furono diverse le motivazioni ideali che portavano sacerdoti e laici a partecipare come attivi protagonisti alla Resistenza. L'anelito di libertà, proveniente dalla fede, e qui prendo alcune parole dette da Sergio Vecchia, uno di quei giovani, le scrisse sulla libertà nel 1955, disse: «Il cristianesimo si afferma sempre ogni volta che si difendono i diritti naturali dell'uomo, ma soprattutto perché convinti che i cattolici, più degli altri, hanno il dovere e il diritto di lottare per la difesa dei naturali diritti umani». Una fede quindi che spinge non solo ad una cittadinanza ecclesiale, ma anche ad una cittadinanza politica. E qui un altro delle motivazioni, qui il senso di una partecipazione come costruttori della storia, dopo i tanti anni del non expedit, una partecipazione che prosegue anche nel dopoguerra, nella costruzione della democrazia. E poi amore per la patria, molte volte l'ho sentito dire anche da Don Angelo, quel patriottismo che scaturisce proprio dall'amore per la propria terra, per la sua cultura cristiana e cattolica. Ecco, qui in questi luoghi vi furono persone che scelsero, non accettarono di rimanere nella cosiddetta zona grigia. Quella storia, quelle storie, oggi sono patrimonio di questa parrocchia, di questa città, di questa provincia. Per questo credo che si possano definire la chiesa, la canonica, la parrocchia di San Pellegrino, luoghi della memoria. Grazie. Grazie per l'intervento Paolo Burani, che con novizia in particolare ci ha ricordato appunto come questo luogo è carico di vicende, di storie e che hanno incrociato tanti itinerari, tanti percorsi, tra cui anche quello di Don Pasquino Borghi, che è un parroco di un piccolo paese dell'Appennino Reggiano durante la guerra, Capignola, e il quale fu uno di quelli che seppe appunto anche di scegliere, e infatti la sua canonica divenne un centro di raccolta per militari sfuggiti, una base di appoggio per le formazioni partigiane. E nel gennaio del 44 si incontrò proprio nella canonica di San Pellegrino con Don Angelo e con Giuseppe Dossetti Senior, che lo invitarono a una maggiore prudenza circa il fatto che era noto nell'ambiente fascista che svolgeva questa attività, e egli comunque non si tirò indietro, infatti venne coinvolto, quindi il 30 gennaio del 44 fu fucilato sotto il plotone di esecuzione fascista. Ora, di Don Pasquino Borghi ci parlerà il professor Giuseppe Giovannelli, che è uno studioso
di storia della Chiesa Reggiana e del movimento cattolico, il quale con Monsignor Giovanni Costi è responsabile del centro diocesano di studi storici di Monsignor Milani di Marona, che si occupa di far conoscere e valorizzare le vicende storiche della Chiesa Reggiana. E ricordo in particolare che con Giovanni Costi è curatore della storia della diocesi di Reggio e Guastalla, un'opera di grande impegno e spessore scientifico, ormai sulla via della conclusione, e in ambito resistenziale ha pubblicato diversi studi sulla resistenza cattolica, in particolare nel 2002 ha pubblicato un importante studio sulle Fiamme Verdi, intitolato la 284esima Brigata Fiamme Verdi Italo. E poi è autore anche di altri importanti studi sull'antifascismo del mondo cattolico. E quindi chiederei proprio al professor Giovannelli di presentarci, di tratteggiare un po' il profilo di Don Pasquino e in particolare di illustrarci, a partire dalla sua esperienza spirituale e pastorale, il percorso che poi portò Don Pasquino a Pasquino Borghi a impegnarsi a favore della resistenza. Buonasera a tutti. Normalmente parlando di Don Pasquino Borghi si fa sempre riferimento alla sua cattura e alla sua uccisione il 30 gennaio 1944, esaltandolo come martire della resistenza. E un'infinità di piazze e di vie sono dedicate al suo nome. Ecco, la sua figura però è molto più complessa di questo, di quello che è stato il suo, la sua conclusione. È una personalità innanzitutto che va studiata, e adesso si comincia sempre più a studiarla anche nel suo percorso familiare, nel suo percorso di formazione come seminarista diocesano e come missionario, poi addirittura come monaco e come di nuovo sacerdote diocesano e parroco di una delle parrocchie più derelitte della montagna. Tapignola è una di quelle parrocchie che normalmente quando andava a concorso non si presentava mai nessun prete, allora c'era il sistema del concorso e quindi i vescovi erano costretti a chiedere soprattutto ai preti più giovani di recarsi almeno qualche anno in queste parrocchie tipo Tapignola appunto, con la promessa più o meno velata che poi ecco, questo loro sacrificio sarebbe stato tenuto in considerazione per parrocchie successive. E in sintesi il suo profilo biografico, vi cito alcune date per inquadrarlo, è questo. Nasce nel 1903 a Bibbiano. Tra il 1916 e il 1921 compie gli studi ginnasiali nel seminario di Marona. Poi 1921-1922 passa al seminario di Reggio, che era ancora in San Rocco, per iniziare gli studi liceali. Però nel 1922, tra il 22 e il 24, è chiamato al servizio militare che lo compie a Salerno. Nel 1924-1926 ritorna in diocesi e d'accordo col suo vescovo rientra momentaneamente in seminario, ma solo per prendere accordi con il rettore del seminario e con il suo vescovo per poter entrare come aspirante missionario nei Comboniani di Verona, dove fra il 1926 e il 1928 compie il noviziato e probabilmente recupera un po' di studi iniziali che erano compiuti a Benigono, dove i Comboniani hanno un seminario. Poi dal 1930 riprende gli studi a Verona presso la sede centrale dei Comboniani, gli studi li facevano presso invece i seminari della diocesi e viene ordinato prete il 5 aprile 1930. Verrà solo in luglio a Bibbiano a celebrare la prima messa
solenne al suo paese pochi giorni prima di partire per l'Africa. Il 7 agosto 1930 parte per la missione congoniana del Sudan anglo-egiziano, l'attuale Sud Sudan, nella missione di Torit, appena fondata 10 anni prima. Poi vedremo alcune cose di questa missione. Nel 1932, già poi ancora nel 1936, prende una di quelle gravissime malattie equatoriali che lo portano sul punto di morte. Quindi i superiori lo costringono a rientrare, trascorre un anno a Sulmona per le cure, poi nel momento che i superiori gli dicono che non può più ritornare in missione perché la sua salute è compromessa, allora d'accordo sempre ancora con il suo vescovo Monsignor Bertoni, non toglie mai questo suo legame pur appartenendo ora a un ordine religioso, entra come monaco nella Certosa di Farnita, quella Certosa che diventerà famosa perché poco tempo dopo i monaci verranno presi e impiccati dai tedeschi. Nel 1939, dopo un anno, la sua famiglia ha una serie di disgrazie piuttosto pesanti, per cui cade in miseria, il termine è suo. Muore il padre, vengono escomiati dal fondo, non possono nemmeno raccogliere il raccolto dell'annata e quindi si acuisce quella crisi che già aveva preso Pasquino quando decideva di andare missionario. Cioè la mia andata nei missionari o adesso nella Certosa mette alla miseria, mette alla fame la mia famiglia, perché vengono mancate 2 braccia per coltivare il potere in affitto o in mezzadria, qualcuno dice. Quindi nel 39, sempre d'accordo con il suo vescovo Bertoni, rientra in diocesi come sacerdote diocesano e entra a fine di novembre. Col gennaio 1940 viene nominato cappellano coadiutore curato, si diceva allora, a Camolo di Correggio. E vi resta fino al 1943, quando la parrocchia di Tapignola è nuovamente vacante, non si trova ovviamente nessuno, quindi il vescovo Bertoni a chi pensa? Pensa a uno che aveva già fatto la scelta missionaria e quindi uno che non gli dirà di no. E infatti Don Pasquino dice tranquillamente di sì, si prepara e fa il suo ingresso a Tapignola il 17 ottobre, qualcuno dice il 24, 1943. Poi lassù vedremo, entra subito nell'attività resistenziale, trova un clima molto particolare e finisce con la data fatidica del 30 gennaio 1944 con la fucilazione al poligono di Tiro. Ecco, la prima cosa che molti, guardando questo profilo così ricco anche di cambiamenti, si chiede: ma aveva una vocazione sicura, certa, Don Pasquino? Cioè prima va in seminario, poi va nei comuniani, poi ritorna dalla missione, va nei benedettini, nei cistercensi, poi ritorna in diocesi. In realtà, guardando il suo profilo, lo vedremo meglio con alcune note tra poco, c'è una continuità vocazionale assolutamente certa, ecco, che parte dalla educazione al seminario, dal seminario. Diciamo che dalla Certosa ritorna a casa per quella gravissima situazione di miseria in cui viene a trovarsi la sua famiglia, non hanno più il pane, dice, non hanno la dignità di avere un lavoro, quindi scrive, si interessa anche presso il parroco Monsignor Leone Tondelli, per vedere di fare avere non un aiuto materiale, una carità, ma un lavoro, ecco, per quanto povero, che possa consentire ai suoi fratelli e alla mamma rimasta vedova nel 39 di tirare avanti la famiglia.
Quindi questo cambiamento non è un cambiamento di vocazione, è un modo diverso di vivere la sua vocazione, che innanzitutto è, sono parole sue nel suo diario, in una sua nota, è vocazione alla santità. Ecco, bisogna fargli, per capire il suo profilo, capire bene che cosa trova nel seminario di Marola e nel seminario di Reggio, nei seminari del Cesani di quel periodo, cioè dall'inizio della guerra fino agli anni 40, fino alla seconda guerra. Ecco, nel 1916 i seminaristi vengono chiamati, la gran parte dei seminaristi, tutti i teologi, vengono chiamati alle armi. Vengono chiamati alle armi anche i sacerdoti giovani, diversi professori giovani del seminario, e qualche seminarista cade, uno dei primi giovani perduti di Reggio, se non il primo, è proprio il seminarista, e quando, diciamo così, ritornano nel 1919, cominciano a ritornare con la smobilitazione, il seminario non è più e non sarà più quello di prima. Un sintomo di questo cambiamento profondo è che immediatamente il seminario ha un'ondata di seminaristi che chiedono di andare ai missionari, e chiedono di andare ai missionari non a New York, dove pure ne vanno, anche di Reggio, ma nelle missioni comboniane, soprattutto, e saveriane. È il momento in cui le missioni comboniane, in cui i missionari partono e devono attendere che cresca l'erba per fare il tetto della capanna. Ecco, questo è un esempio che leggo nei loro diari per dire che tipo era di missione. Ma questi seminaristi, ritornati dal fronte, dalle trincee della prima guerra mondiale, si sentono quasi chiusi nell'ideale che c'era fra molti seminaristi di abbracciare un campanile, mettersi lì con la propria famiglia e di sistemarsi. Sono lontani mille miglia, il seminario cambia. Ecco, e soprattutto prendono piede quegli aspetti che già erano anche a Marola di un sacerdozio che non è per se stessi, ecco, ma è un sacerdozio fatto per il servizio della comunità. Uno non si fa prete perché gli piace fare il prete, magari per andare a vita privata, ma fare il prete vuol dire donarsi totalmente agli altri, vuol dire donarsi totalmente al servizio della comunità cristiana, vuol dire donarsi totalmente alla diffusione, alla conoscenza, a far conoscere il Vangelo, cioè ad attuare, ad avere una funzione pratica senza riserve al comandamento di andare fino agli estremi confini del mondo, ecco, e istruire i presenti al Vangelo di Gesù e battezzarli. Notiamo che già a Marola, anche prima, ma soprattutto in questo periodo, nel periodo di dopo Sfino, fino a tutta la Seconda Guerra Mondiale, il primo orientamento non è quello di dire adesso sei qui, sei entrato in seminario, devi farti prete. Quindi vediamo come puoi fare a farti prete. Ma il primo invito che questi ragazzi ricevono è: adesso sei in seminario, devi pensare come farti santo. Infatti anche Don Pasquino nel suo diario scrive, diario di Marola, 1916, quindi appena entrato, Pasquino, adesso sei seminarista, devi pensare a farti santo. I mezzi intellettuali, i mezzi intesi come aiuti che ti sono necessari, ce li hai, devi usarti, non devi avere nessuna resistenza a questo inizio di un cammino di santità. Questo è, direi così, il percorso che viene offerto a tutti questi, a tutti i seminaristi di questi anni. E ne abbiamo la riprova poi in tutti quei giovani preti che diventano preti fra gli anni dai 35 in poi, e che sono i primi a dover affrontare le difficoltà della guerra. I parroci della montagna che dovranno entrare nella resistenza, a parte Don Pasquino, a parte un Don Casotti, sono tutti preti giovanissimi. Don Giuseppe Iemmi, 23 anni, e deve affrontare la guerra in quello che viene definito il punto rosso della montagna,
felina, dove troverà la morte. Una morte che ha tutte le caratteristiche del martirio, innanzitutto per fede, così come leggiamo dal suo diario, ecco, che speriamo di pubblicare. Oppure giovani sacerdoti mandati cappellani militari. Ho recentemente fatto la biografia di Don Artemio Zanni, che dopo un anno di curato con un parroco matto in montagna, viene segnalato da Don Sergio Pignedoli come sacerdote idoneo a fare il cappellano militare, e dovrà affrontare, ma non è solo, sono anche altri, sono tanti altri, affrontare non tanto la guerra, perché resterà in una zona isolata dalla guerra, ma la prigionia. Ecco, e nella prigionia sarà ricordata come il cappellano della speranza. Colui che girando tra un campo e l'altro riuscirà a portare la parola cristiana, una parola di consolazione, una parola di speranza a, a migliaia e migliaia di soldati internati a Berlino e condannati a spalare le macerie. È un diritto alla santità, però, che non è un diritto a essere dei colli torti. Don Iemi ce l'ha con i colli torti del seminario. Ecco, Don Zanni è tutt'altro che un collo torto, e Don Pasquino altrettanto. Ecco, sono persone di azione, persone che hanno, sanno anche utilizzare quella che è la, la furbizia, tra virgolette, in senso buono, cioè sanno mettere in pratica con questa educazione cristiana in seminario l'invito di Gesù: siate astuti come abbiate l'astuzia del serpente, abbiate la bontà e la mitezza della colomba. Ecco, questo percorso di formazione ci spiega allora il Don Pasquino, che a un certo punto, soprattutto anche lui dopo il servizio militare, decide per una donazione completa al Vangelo e quindi decide di andare missionario, nonostante il dolore per la famiglia, perché la famiglia gli crea la situazione della famiglia che arriva ad essere alla fame, sono 8 figli, ecco, lui è il maggiore, è piuttosto grave, e ne abbiamo testimonianze in alcune lettere trovate adesso, lettere a Don Tondelli, suo parroco Viviano, in cui parla della sua situazione familiare, della sorella piccola che, deve che vorrebbe mettere presso le suore di Viviano, c'è una lettera a suora di Chietta Monti, dei fratelli che cercherebbero un lavoro, per il quale si è con lavoro, eccetera. Per le testimonianze invece del suo periodo, un anno breve, ma da monaco, che anche questa si riallaccia col seminario, perché in seminario, nel suo periodo, il seminario di Reggio, qui veramente alla parola, ma comunque è un andamento comune, ci sono due indirizzi un pochino che si accavallano o si contraddicono. C'è l'indirizzo dei mistici, che è rappresentato dal vicerettore Don Faglioni, che poi andrà nei missionari, nei monaci benedettini, e c'è il vescovo Bretoni, che invece preferisce a predicare gli esercizi spirituali, ritiri, preferisce i gesuiti con la loro pastorale, con i loro esercizi che non sono semplici, i loro esercizi ignaziani, ma anche una pastorale dell'azione. Perché il prete diocesano, sì, sarà un mistico, ma deve essere anche un uomo di azione, non può chiudersi nella sua canonica e dire io penso alla mia anima, deve pensare alle anime che gli sono affidate, e quindi è una persona, è un sacerdote di azione. Per vedere la personalità come monaco è ben delineata da Don Carlo Linder nel libro Nostri Preti, mentre invece le altre vicende in tono molto più narrativo sono raccontate da Carlo Galeotti in una breve biografia ripubblicata nel 2013 dal comune di Viviano. È una biografia leggibilissima, va bene anche per i ragazzi, per lei tanto è semplice ma esaustiva. E poi c'è la terza biografia, che è pubblicata nel 2013 dopo il convegno di studi di Bibiano.
Poi ci sono cose ancora inedite e ogni tanto qualcosa salta fuori, come queste lettere al suo parroco Dottor Nelli, venute fuori adesso dai manoscritti della biblioteca del Seminario. La sua azione resistenziale, che cosa fa Don Pasquino come resistente? Innanzitutto, anche qui bisogna precisare che l'antifascismo instillato in questi sacerdoti nel seminario non ha nulla a che fare con l'antifascismo di partito. Cioè, non è un antifascismo di un partito che dice adesso butto via te e prendo il tuo posto. È un antifascismo di valore.